Saluto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sacrestia antica, ovvero la sacrestia della chiesetta antica, la piccola chiesetta di Santa Maria delle Grazie, dove qui Padre Pio confessava gli uomini. Oggi qui per raccontarvi di un peccato a cui si va quotidianamente incontro e quanti venivano da Padre Pio anche per confessare questo peccato, ovvero quello della bugia. Infatti racconta Padre Marcellino da Senzanino nel suo libro Io testimone del Padre, la missione di salvare le anime, che una persona aveva intrapreso un cammino di fede che intendeva vivere in Dio, però si accusò di aver detto delle piccole bugie. Padre Pio gli rispose: Dio è verità. Ad esempio, un racconto che raccoglie Padre Marcellino da parte di Lucietta Pennelli. Racconta: per natura non sono bugiarda, ma una volta, per evitare noie, ho detto una bugia a mia mamma. Naturalmente l'ho dovuto confessare anche qualche giorno dopo a Padre Pio. Padre Pio, appena sentì l'accusa, mi disse: Nenè, ovvero piccola, come ti chiami? Come padre, sono io. E Padre Pio, ho chiesto come ti chiami? Ma padre, sono Lucietta. E disse di nuovo Padre Pio: Lo so che sei Lucietta. E dopo una breve pausa continuò: Lucia, e sai che significa Lucia? Significa luce e la luce con la tenebra non ci può stare, hai capito? A volte, racconta Padre Marcellino, a chi frequentava la chiesa e spesso si cibava anche del pane eucaristico, diceva: con quella lingua con cui ricevi Gesù, dici le bugie? Un equivoco nel quale si può anche incorrere quando si va ad alterare la verità è pensare che da una bugia possa venire un bene. Quello che è successo a Banda Selak, che lei ha raccontato. Infatti eravamo durante la Seconda Guerra Mondiale, un giorno andai a confessarmi da Padre Pio, mi accusai dei peccati e di aver detto una bugia a fin di bene. E subito Padre Pio rispose con una domanda: fare il male a fin di bene? Pensa, se io con una bugia potessi far cessare l'attuale conflitto mondiale, io questa bugia non la direi. Pensa quanto bene farei. Bella è anche un'annotazione della cronistoria del convento dei Cappuccini qui di San Giovanni Rotondo che ci mostra proprio la linearità di Padre Pio su questa materia. Infatti il cronista racconta: ieri un signore di Firenze, dopo essersi confessato da Padre Pio, riferisce a Padre Agostino da Campolieto, qui di famiglia, che si era accusato di aver detto qualche bugia. Padre, ma le ho dette per lei. Quando qualcuno non vuol credere, io accresco le tinte per indurlo a credere. È peccato? E Padre Pio rispose: Vedi, figlio mio, se tu dinanzi a te hai un bicchiere di acqua cristallina, bella, fresca, e dentro ci versi delle gocce di vino, quell'acqua tu la sciupi. Se è fresca e cristallina, la si beva così com'è.